Sei? Stop! Stop! Oh, ma che cazzo sei? Niente, sono passato per informarti che questo prodotto ti permette di avere il wifi ovunque, veramente ovunque, nel cesso, in camera, nell'attico, fuori in giardino, sulla luna, davvero ovunque. Basta, finiscila, non mi interessa nulla di quello che dici, non mi interessa nulla, stavo giocando, sono sconosciuto, entri in casa mia, mi fai morire di infarto, e per cosa poi? Per... Ah, un trasmettitore wifi? Certo, e te lo regalo! Ah, sul serio? Cioè, grazie, cioè nel senso, non ho parole. Prima ti odiavo, adesso ti amo, ma vabbè, dai. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao. Kawabanga ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Ora vi starete chiedendo, ma che cazzo c'entra l'intro che ho fatto, l'introduzione, con il prodotto in sé? Assolutamente nulla, però volevo farla da tempo questa intro un po' horror, con uno che urla, l'altro che urla. L'ho fatto già tempo fa, mi piaceva come stile e l'ho voluta rifare. Venendo al video in sé, volevo semplicemente consigliarvi un prodotto. Ovviamente non farò l'unboxing, ve lo farò vedere in velocità qua, però vi spiegherò un po' di cose, perché secondo me merita tantissimo. Io me ne sono accorto soltanto tipo 2 settimane fa e mi ha salvato realmente la vita, soprattutto perché ho tante console da connettere online. Sto parlando del Powerline 500 Wi-Fi della Netgear. È un prodotto semplice, costa sui 55-60 euro su Amazon.it, lo trovate anche. In cosa consiste? In 2 semplici adattatori barra trasmettitori. Il primo coso verrà attaccato direttamente al modem, al vostro modem di casa, tramite cavo Ethernet, e sarà una specie di stazione di partenza, mentre il secondo coso, che è più grande, verrà attaccato semplicemente alla corrente, alla presa di corrente, e nella stanza dove vi serve il wifi. Perché l'ho acquistato? Semplicemente perché il modem ce l'ho in salotto e le console, tutte quante le cose che devono essere connesse ad internet, ce l'ho in camera mia. E tra il salotto e la camera mia ci sono parecchi metri di differenza. E dunque quello che facevo, l'ho sempre fatto, è collegare un cavo Ethernet chilometrico dal modem in salotto, tramite passaggi di cavi eccetera eccetera, fino in camera mia. E ovviamente ogni volta che volevo giocare ad una console rispetto ad un'altra, dovevo staccare il cavo Ethernet da una console, attaccarlo a un'altra, attaccarlo a un'altra ancora. Ho provato a usare miliardi di volte il wifi direttamente dalla stanza. Il problema è che arriva debolissimo il segnale, tipo è una tacca da cagata proprio, e non mi va internet praticamente, o se mi va, vi va tipo a 1 KB al secondo, cosa veramente obbrobbiosa che neanche 50 anni fa c'era. Dunque, cercando in internet su vari forum una soluzione, ho trovato questo prodotto che mi ha consigliato praticamente da tutti. E dunque mi sono detto, porca puttana, costerà tipo 350 euro. Invece con 50 euro me lo sono portato a casa. E ve lo consiglio perché realmente semplifica tutto quanto. Praticamente la connessione parte dal modem tramite Ethernet e va al primo aggeggino. Dal primo aggeggino il wifi passa direttamente al secondo aggeggino senza perdere segnale, perché è tipo iperpotente, roba del genere, non è che me ne intendo di queste cose, solo che va veramente molto bene. E appunto dal secondo aggeggino il wifi si sposta su le console. Dunque io accendo l'Xbox One e ho il segnale al massimo, accendo PlayStation 4 e ho il segnale al massimo, accendo Wii U e ho il segnale al massimo, senza rompitura di cavi, di togli, metti, spacchi qualcosa, perché ce l'ho incastonate le console dentro al mobile, dunque ogni volta devo spostare tutto, e finalmente ora non ho più di questi problemi. Dunque se anche voi avete questi problemi di distanza tra modem e camera, tra modem e console, tra modem e anche smartphone, che magari lo utilizzate in stanza al posto della cucina o al posto del salotto, vi consiglio questo prodotto. Comunque in descrizione troverete il link al sito ufficiale che vi spiega meglio che cavolo è, perché io sono veramente negato in materia, devo dire la verità. Come ho detto all'inizio, mi sono accorto solo ora di questo prodotto, quando in realtà questi cosi ci sono sul mercato da miliardi di anni. E che dire dunque, spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto vi sia stato utile, e al prossimo video, ciao! Vieni da ridere, rifallo. Prima così. Fanculo. Cioè, sei entrato in casa mia? Ma che... Ma che io... mentre poi giocavo a un gioco horror che mi...